Bonsoir, buonasera a tutti. Allora, mi spostare qua fa un riflesso abbastanza maligno. Allora, ecco qua. Qua va meglio. Qua va meglio e facciamo qua il video. Allora, vediamo un po'. Dunque, Napoli batte Atalanta 4-1, che qua fa riflesso. Oddio. Anche qui, mettiamoci qui. Allora, dicevamo, Napoli batte Atalanta 4-1. Grandissimo primo tempo, grandissimo Napoli, ottimamente disposto in campo. Ora però voglio dire una cosa ai tifosi napoletani. Oggi non c'erano né Zielinski, né Insigne, né Elmas. E avete stradominato, avete giocato un calcio scintillante, avete travolto, letteralmente travolto l'Atalanta, che era forse la squadra più in forma del campionato. Ora dico io, ma c'era bisogno di fare tutto quel casino per Juve Napoli? Come hai giocato oggi con l'Atalanta, potevi fare con la Juventus, ma era necessario fare tutto quel casino? Io non lo so, cari napoletani, voi dovreste essere incazzati con il vostro presidente, perché questo Napoli, con le stesse assenze che c'erano prima di Juve Napoli, avete visto che primo tempo che ha giocato? No, non lo so, ditemelo voi. Ditemi voi se non potevate risparmiare. Ora, al netto di come andrà a finire, perché io penso che troveranno un compromesso di merda all'italiana. Ma era necessario fare tutto questo? Non lo so. A quest'ora avreste avuto 9 punti. Almeno 9 punti avreste avuto, invece ne avete solo 8. Per cosa? Per fare tutto sto casino, chiaro? Tutta sta barzelletta con la ASL, tutti quell'altro spadafora che si mette contro Cristiano Ronaldo, e Cristiano Ronaldo gli dà una risposta memorabile sulla quale farò un video a parte. Ora ditemi voi, siate onesti, c'era bisogno di fare tutto sto casino? C'era bisogno o no? C'era bisogno? Non lo so. Io vi avrei capito se vi fosse successo come successe alla Juve in Champions, che andò a giocare a Manchester senza 9 titolari. Potevo anche capirlo, ma vi mancava un buon giocatore, per carità, Zielinski, una riserva che è Elmas, è Insigne infortunato. Insigne, vi ricordo che è ancora infortunato. Questo Zielinski, alla luce della partita di oggi, è davvero così determinante per il Napoli? È davvero così determinante che avete fatto tutta quella pantomima indegna, mi si sottolinei indegna, per una squadra del potenziale come il Napoli? E se fosse proprio questo punto a mancarvi alla fine del campionato, che so, per vincere lo scudetto, per entrare in Champions, se fosse proprio questo punto a mancarvi a fine campionato, che mettiamo che si trovi un compromesso, che si giochi la partita Juve-Napoli, ma non credo, perché se non altro per rispetto all'Inter nelle condizioni in cui deve giocare il derby stasera, mettiamo che vi manca quell'uno, quei 3 punti alla fine, come vi sentirete? A chi darete la colpa? O sistema o a quella testa di cazzo del vostro presidente? Eh? E dai su. Guardando il campo, nulla da dire. Un Napoli scintillante, un Atalanta forse moscia, troppo moscia. Secondo me questa Atalanta ha la testa la partita di Champions. Ragazzi, ve lo dico da adesso, l'Atalanta fa un partitone con Liverpool, ve lo dico io da adesso, l'Atalanta con Liverpool farà un partitone, e mi darete ragione, martedì o mercoledì quando giocherà. Farà un partitone, così come farà un partitone, così dico che quest'anno è l'anno che si sgonfia l'Atalanta, perché il percorso che ha fatto mi ricorda molto quello del Genoa di Bagnoli. Ricordate il Genoa di Bagnoli, quello che arrivò in semifinale della vecchia Coppa UEFA, che è un incrocio fra l'attuale Champions League e l'attuale Europa League, praticamente. Eliminando proprio il Liverpool, ricordo, perdendo in semifinale con l'Ajax di Bergkamp, perdendo, compromettendo tutto in una partita d'andata dove prese gol in contropiede, insomma un macello. Ecco, l'Atalanta, secondo me...
Secondo me, anche se la vedo migliore come organico di quel Genoa, l'Atalanta, secondo me quest'anno sì, ha avuto un avvio folgorante, ma la butto lì. Per me difficilmente entra in Champions l'Atalanta quest'anno. È già molto se va in Europa League quest'anno l'Atalanta. Guardate cosa vi sto dicendo. Al contrario, sono molto convinto che farà un ottimo percorso in Coppa l'Atalanta, ancora una volta. Non ho molta fiducia all'Atalanta in campionato perché hanno un anno di più. Tenete presente che Atebur voleva già andare via quest'estate e non è andato via. Muriel è troppo discontinuo. Zapata è in lieve regresso. È una squadra che gira intorno al Papu e il Papu ha un anno di più. Secondo me non regge con questi ritmi fino a fine campionato l'Atalanta. Farà un'ottima prima fase di Champions League, secondo me passa il girone. Ma secondo me avrà un crollo da metà stagione in poi l'Atalanta. Sul Napoli, che devo dire? Squadra quadrata, squadra ordinata, cazzuta come suo allenatore. Mi è piaciuto molto in fase difensiva il Napoli. Praticamente non ha concesso nulla all'Atalanta. Se si fa eccezione per il gol, ha risultato ampiamente conquistato, diciamo. Più che l'attacco, dove alcuni sono proprio erroracci dalla difesa dell'Atalanta, a me è piaciuta molto la fase difensiva del Napoli. E ora devo dare ragione al mio youtuber preferito, che voi sicuramente sapete chi è interista, è di Milano, che vedeva il Napoli nelle primissime posizioni. Ora devo dargli ragione. Sapete cos'è? Al Napoli, secondo me, qui non sono molto d'accordo con il buon Fabio. Non so, Osimhen è un buon giocatore, ma non lo vedo questo fenomeno. Secondo me il Napoli manca di una punta centrale. È vero, a Petagna. È da vedere. Perché anche Mertens non è più giovanissimo. Insigne. E gli manca sempre, e a 30 gli manca sempre uno per fare 31. Mi è piaciuto molto Politano. Adesso è dentro il clima derby con questo che sto dicendo adesso. Signori, ripeto, magari Hakimi sarà un crack, ma al momento è così superiore a Politano. Poi magari mi diventa il nuovo Cafu, il nuovo Maicon, assolutamente, pronto a ricredermi, non è la prima volta che lo faccio. Ma attenzione, questo Hakimi corre e basta. Hakimi lo vedo più come un... Ricordate Serginho del Milan? Solo che Serginho era di fascia sinistra. Lo vedo più un simil Serginho questo Hakimi. Non gonfiatelo troppo, perché non è Maicon. Maicon era di quattro categorie superiori a questo Hakimi. Attenzione. E guardando che Politano ha fatto un grandissimo gol, siamo sicuri che questo Politano all'Inter era proprio inutile? Passi per Candreva, che io avrei tenuto. Candreva, io l'avrei tenuto. Siamo sicuri che questo Hakimi è così superiore a Politano e Candreva? Vedremo. Ora entro in clima derby. Intanto onore all'Inter, che non ha fatto tutti questi piagnistei, con mezza squadra fuori, gioca regolarmente il derby. Ok? E questo influirà molto, secondo me, sul giudizio sulla partita del Napoli. Ma sappiamo tutti, perché noi juventini, per quanto possiamo odiarla l'Inter, non dobbiamo pur prendere atto che rispetto al Napoli ha tutt'altra storia, macchiata da quella porcheria del 2006. L'Inter ha una grande storia come società, macchiata, ripeto, da quella porcheria del 2006. Nessuno chiaramente gli contesta i successi in campo, nessuno. Ma gli ultimi successi sono figli di quella porcheria. Potete celebrare il triplete quando volete, è figlio di quella porcheria. Per il resto, ribadisco, l'Inter ha tutt'altra storia rispetto al Napoli, così come ce l'ha il Milan, a tratti anche la Roma, persino la Roma. Ribadisco, cari napoletani, e concludo il video. Pigliatevela col vostro presidente. Non vi fate tappare la vena dell'Inter
da politicanti del cazzo che la buttano su sud contro nord. Avete una grande squadra e non vorrei, mi spiace per voi, dovreste rimpiangere questi punti a fine campionato, perché avevate tutto per fare una grande partita con gli stessi uomini che hanno giocato oggi. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, andiamoci a godere sto derby, va, ciao.